Dio onnipotente ed eterno, che ci affida le risorse e l'energia. La Sala Castello di Cersosimo è stata ufficialmente dedicata ad Angela Ferrara, la poetessa scomparsa lo scorso settembre. In una domenica pomeriggio assolata, la storia di Angela è uscita dalle tristi pagine di Cronaca Nera e si è colorata come quei fiori che lei tanto amava. Tutta la Basilicata, con la rappresentanza di numerosi tra associazioni, rappresentanti istituzionali e cittadini, si è riunita per un omaggio corale a quello che Angela amava di più: la poesia, la musica, la danza, la cultura. Una rete di rapporti che lei aveva contribuito fortemente ad unire nel nome di progetti importanti che avevano sempre due elementi fondamentali: l'amore per i bambini, per i più piccoli, e la consapevolezza che anche in un piccolissimo paese del sud, di una regione del sud, la bellezza non solo potesse esplodere, ma potesse diventare un punto di riferimento anche per altri. Questa è una struttura nata molti anni fa su un progetto offerto da alcuni tecnici che avevano deciso di stabilirsi a Cersosimo in un momento non facile come questo momento che stiamo vivendo adesso. Successivamente l'amministrazione comunale ha preso a cuore questo progetto e l'ha realizzato con un mutuo Cassa Depositi e Prestiti, quindi con soldi praticamente offerti dai cittadini. Non è stato né un contributo statale né regionale. Dopodiché è diventato un simbolo per Cersosimo, perché qua sono state svolte tutte le manifestazioni più significative, dagli incontri con la popolazione, incontri con le istituzioni, fino ad arrivare a delle manifestazioni teatrali molto molto interessanti che avevamo messo in moto negli ultimi 3 anni. In questa nostra proposta, un sogno, una visione del futuro per questa realtà sicuramente molto difficile da realizzare, aveva avvicinato intorno a quest'idea alcuni nostri amici, a cominciare, non so, amici di Senise come Leonardo, amici come Ulrico Pesce, amici come tante altre persone della zona e soprattutto Angela, che ci stava dando un contributo forte in questa direzione. Nel momento in cui è venuta a mancare lei, è chiaro che un pezzo, un notevole tassello di questo progetto vacilla. E quindi noi abbiamo pensato che, così come era stata realizzata la struttura con grande così slancio da parte dei giovani di allora e con lo slancio che lei stessa aveva messo in questo sogno e in questa visione, speriamo che almeno il suo nome venga legato anche per il futuro a queste iniziative che cerchiamo di realizzare. I versi scritti da Angela, le canzoni, la musica che lei amava sono diventati legame indissolubile tra le storie a cui oltre 30 persone provenienti davvero da tutta la regione hanno dato voce, coordinati dall'attore Ulrico Pesce. Tante voci, e tra queste quella più bella. Manine burrose, aggrappate al mio collo, parole che fluiscono dolci come latte di cocco, dal cuore alla bocca. Semplice e pure, così calde da sciogliermi il cuore. No, lui non mi farebbe mai del male. Candida voce, suono soave, occhi che parlano piano come goccia che scava la pietra. Carezza incessante, sussurro lieve, così intenso da bucare l'anima. No, lui non mi farebbe mai del male. Giovane creatura, grande presenza, che riempì il letto, la casa, la vita e mi pone al centro della sua sempre, facendomi sentire importante più di tutto. No, lui non mi farebbe mai del male. Piccolo uomo cresce ed io sarò sempre sua madre. In ogni donna che verrà, cercherà ancora un po' di me. Lui, il mio dono infinito, infinitamente grato a me per avergli donato la vita. No, lui non mi farebbe mai del male. Tesoro premuroso e romantico, vero gentiluomo, fa che sia così per sempre, che se un dì tu ferissi una donna, non ameresti più tua madre. Ma tu, figlio, lo so, non mi faresti mai del male, non le faresti mai del male.